Appartengo a un'amministrazione che sta governando in un contesto difficile da 3 anni e c'è l'impegno massimo affinché anche questa promessa che fu fatta tempo fa di non consentire il licenziamento di nessuno, anche all'interno di strutture particolarmente deficitarie come quella di Bagnoli Futura, si possa mantenere. Quindi c'è il mio impegno preciso perché ci possa essere una ricollocazione dei dipendenti Bagnoli Futura in altre società partecipate. Ovviamente il contesto è difficile, questo è un impegno forte, un impegno personale che va fatto col sostegno dei sindacati, dei lavoratori e delle lavoratrici, perché qua nulla è scontato, anzi i messaggi vanno sempre nella direzione opposta, tagli, ma noi sappiamo che dietro ogni taglio ci sono esseri umani e quindi il nostro impegno anche in questa vicenda sarà quello di evitare che delle persone possano andare in mezzo a una strada. Quindi c'è il mio impegno personale affinché si possa raggiungere subito questo obiettivo. Bisogna trovare delle risorse però per questo. Bisogna trovare degli strumenti, non solo risorse, bisogna trovare anche degli strumenti normativi, amministrativi. Stavamo già lavorando su questo, poi c'è stata una decisione che un po' ci ha sorpreso del Tribunale fallimentare, quindi vuol dire che insomma dovremmo un po' cambiare percorso e accelerare qualche passaggio. Sì, E cosa lavoratori succede dice. adesso per Bagnoli? Ma per Bagnoli succede che noi non ci fermiamo di un millimetro rispetto a quella che è la nostra azione, che è stata un'azione forte e coraggiosa, che abbiamo rotto con governance del passato che hanno portato a quel debito che ha consentito a Fintecna di preparare un'azione fallimentare. Vorrei sottolineare che se oggi siamo in partita è perché c'è stata un'ordinanza mia senza precedenti sul principio del chi inquina paga e quindi Fintecna si siede al tavolo non solo con quel suo credito maturato nei confronti delle amministrazioni precedenti e nelle gestioni della governance precedente di Bagnoli Futura, ma anche con il nostro credito importante, con un provvedimento mio che è stato confermato dal TAR e dal Consiglio di Stato. Poi siamo in attesa di essere convocati dal governo, io anche stamattina ho sentito il sottosegretario Delrio, sui due temi importanti che sono Città della Scienza e Bagnoli Futura e bonifica dell'area SIN, che è area di interesse nazionale. Vorrei ricordare la delibera importante sulla modifica del piano regolatore che consenta di proiettarci nel futuro, il preservamento del paesaggio con la spiaggia pubblica. Noi abbiamo fatto cose che in tanto tempo non si è fatta. Purtroppo su Bagnoli Futura, come su tantissime altre aziende, pesando una situazione prefallimentare, di predissesto, di situazione debitoria molto pesante del passato, si inseriscono anche procedure di tipo giudiziario che ovviamente prescindono da quello che è l'azione del Comune. In questo caso c'è stata una dichiarazione di fallimento. Io penso sempre che ogni volta che c'è una decisione noi dobbiamo pensare a come poter mettere insieme le istituzioni e superare i momenti di difficoltà. Io in questo momento sono molto fiducioso perché c'è un impegno del Presidente del Consiglio. C'è un impegno del governo, si sta per firmare un accordo storico che mai nessuno c'era riuscito, cioè quello di ottenere i fondi integrali per la bonifica. Dentro la partita ci deve stare ovviamente anche la Regione, noi ci saremo fino in fondo. Ci vedremo con Bassanini nei prossimi giorni per quanto riguarda la vicenda Fintecna e io sono convinto che da questo punto di vista ne usciremo alla grande, anche perché su Bagnoli Futura, al di là di quello che è la decisione del Tribunale fallimentare, sulla quale ovviamente non mi voglio adesso soffermare, noi avevamo già deciso, l'ho detto pubblicamente in Consiglio Comunale più volte, per il superamento di Bagnoli Futura. Cioè noi abbiamo anticipato in qualche modo il programma di Cottarelli, per capirci, perché il nostro obiettivo è passare da 21 società partecipate a 8. Quindi alla fine della mia sindacatura noi avremo un prosciugamento delle società partecipate senza toccare un posto di lavoro. Questo è un risultato, secondo me, molto significativo per una città in predissesto. Interessa mantenere il nostro progetto, che è il rilancio di Bagnoli, posti di lavoro, tutela del paesaggio, ripresa di un'attività industriale, una zona residenziale importante, mantenere i finanziamenti europei, ripartire col parco. Poi se questo si avviene d'intesa col governo, attraverso anche il coinvolgimento di Fintecna che dovrà starci nella partita, il governo che ci deve stare, la regione, che vengano personalità ad aiutarci, io sono assolutamente favorevole, purché ovviamente il comune mantenga, come ovviamente lo è, la sua visione strategica di Bagnoli, cioè noi non consentiremo a nessuno di mettere le mani su Bagnoli per speculare, questo sia ben chiaro, è un messaggio che voglio dare anche oggi alla luce della sentenza del Tribunale.
Questo ci esorta a stare con gli occhi molto attenti che non ci siano speculatori. Noi siamo contro gli speculatori e non consentiremo a nessuno di mettere le mani su Bagnoli, come fu una volta le mani sulla città, e siamo anche contro l'immobilismo. Ed è quello che abbiamo messo in campo in questi 3 anni. E voglio ringraziare persone oneste e coraggiose, come il Presidente Ambrogi e gli altri, che hanno fatto dei passi da gigante in un contesto dato veramente complicato. Infatti oggi mi dispiace soprattutto per loro, perché erano fermamente convinti, anche perché Fintecna ci aveva anticipato di una loro volontà di desistenza dall'azione di fallimento. Quindi da questo punto di vista io credo che ci sono tutte le condizioni che attorno a un tavolo curatela, Fintecna, governo, comune, soprattutto in parte anche regione, si possa trovare nei prossimi giorni un accordo importante. E le parole di Renzi che Bagnoli è una priorità mi lasciano ben sperando. No, io sono stato molto chiaro, io penso che noi su Bagnoli, lo ripeto, abbiamo fatto dei passi da gigante enormi, anche coraggiosi e difficili, perché abbiamo tolto determinati interessi, abbiamo fatto un'ordinanza coraggiosa, che molti avevano bollato come velleitaria dal punto di vista giuridico, invece era costruita molto bene e è stata confermata in sede TAR e Consiglio di Stato, afferma un principio straordinario: chi inquina paga, e questo è un grandissimo risultato per la città, per i bagnolesi e per i familiari delle persone che hanno subito un grave vulnus anche sulla propria salute in relazione a quello che è accaduto a Bagnoli. L'abbiamo voluta rilanciare con la nostra delibera. Abbiamo fatto atti importanti per raggiungere un accordo col governo e con la regione per Città della Scienza e per la bonifica di Bagnoli. La magistratura fa il suo corso e quindi non intreccerei mai le vicende politiche e istituzionali con quelle giudiziarie, e noi siamo molto attenti alle indicazioni della magistratura ordinaria, tant'è che abbiamo seguito e cercheremo di seguire sempre le indicazioni che ovviamente ci convincono della magistratura. Ad esempio, con riferimento alle bonifiche, la mia ordinanza va esattamente sotto il profilo della rimozione della colmata, e nello stesso tempo anche questa azione fallimentare noi ovviamente la seguiremo con grande interesse. Poi voglio dire che da tutte le vicende, vorrei ricordare Ippodromo, vorrei ricordare Dell'Ande, anche altre dove c'è stata la mannaia giudiziaria, noi poi alla fine siamo usciti alla grande, insomma. Quindi su questo io non sono affatto preoccupato, la priorità è il rapporto con il governo su Bagnoli. Sì, l'ho detto, bisogna costruire un tavolo tra curatela, governo, regione e comune per salvare i finanziamenti europei, anzi utilizzarli meglio, e da questo momento di crisi uscirne ancora più forti. Quindi c'è una preoccupazione, ma su tutto, cioè Napoli è una preoccupazione su tutto, noi siamo preoccupati su 1000 tavoli ogni volta. Però ne siamo sempre usciti bene, rilanciando, e sono convinto che su Bagnoli nelle prossime settimane si chiuderanno una serie di partite che ci fanno stare a un passo da una svolta storica. Quindi sono moderatamente ottimista che non ci sia nessun rischio concreto della perdita di fondi europei. Ma sa, Bagnoli Futura, già il nome, quando io mi insediai dissi che andava cambiato anche il nome, perché è un nome che insomma ha portato male, non c'è dubbio. Noi abbiamo ereditato una situazione pesante su Bagnoli Futura, tra le più pesanti, perché si innestavano anche bonifiche fatte male, gestioni di governance che non abbiamo condiviso, insomma varie cose. Quindi il superamento di Bagnoli Futura non lo trovo un fatto negativo. Mi dispiace che sia avvenuto sotto la governance di persone per bene, che insomma hanno dato l'anima e volevano portare a compimento il risultato e non ci sono riusciti, e devo dire questo un po' mi ha sorpreso, perché con le intenzioni manifestate da Fintecna, che era il principale azionista creditorio per quanto riguarda il fallimento, che voleva ritirarla, insomma forse si poteva evitare questa cosa. Però il superamento di Bagnoli Futura è da me condiviso. Il tema non è il commissario o il subcommissario o una nuova governance o andiamo a costituire qualcos'altro. Il problema è vedere che cosa sarà il futuro di Bagnoli. A me interessa il futuro di Bagnoli, non chi. Ho detto, per superare Bagnoli ci vuole un accordo tra comune, regione e governo. Poi le modalità con cui realizzeremo l'accordo lo si decide insieme. Ci dobbiamo sedere, come abbiamo sempre fatto, nell'ipotesi in cui ci sono state istanze di fallimento e curatele, ci siamo andati a sedere. Devo dire, la curatela poi fa l'interesse, diciamo, collettivo, l'interesse dei creditori. Insomma, questa è una partita nazionale, non a caso Bagnoli è un sito di interesse nazionale. Quindi io non ho nessuna ragione per ritenere che ci siano motivi di preoccupazione particolari. Oggi la preoccupazione principale è evitare che i lavoratori vengano licenziati, e c'è questo impegno nostro personale. Evitare che qualcuno possa approfittare di questa situazione per mettere le mani su Bagnoli, e quindi stare molto attenti, e accelerare perché ci possa stare una ripresa forte di tutta la zona
attraverso un rapporto al governo. Siccome oggi tra i tavoli del governo su Napoli la priorità è Bagnoli e c'è un'esposizione forte del Presidente del Consiglio, non solo, ma c'è un accordo già raggiunto tra governo, regione e comune sulla bonifica e su ricostruzione Città della Scienza, la curatela sicuramente non si va a frapporre in modo ostativo rispetto a tutto questo. È chiaro, loro hanno un margine istituzionale che è diverso da quello nostro, che è politico-istituzionale, a loro hanno le indicazioni della magistratura, ma ripeto, dalle cose che ho visto, da quello che mi è stato riferito, perché io poi sono tornato ieri sera da un viaggio, come voi sapete, all'estero, ho ragione di ritenere che in questo momento, come talvolta è accaduto, si può addirittura mettere in moto un processo acceleratorio su Bagnoli in senso positivo, quindi non sono affatto pessimista, anzi. Ma ho ragione di ritenere che entro la metà di giugno questa partita si possa chiudere. Ci sono tante ipotesi nelle procedure fallimentari, lo sapete meglio di me, c'è il concordato fallimentare, ci sono tante strade, insomma mi fate percorrere i tempi. Il sindaco di Napoli deve garantire Bagnoli, il suo territorio, i cittadini e il suo progetto politico, che noi porteremo a compimento e questa sentenza non intralcia il nostro percorso. Quindi questa è la mia valutazione. Ovviamente dobbiamo stare attenti che delle insidie si possono, se non sei vigile, se non sei attento, se non sei sul pezzo, se solo per un attimo ti distrai, c'è un rischio concreto che qualcuno si possa infilare, su questo non c'è dubbio. Non sono frenato per il fatto che la delibera di giunta è stata una delibera molto importante e ripeto, i tempi di questa vicenda saranno scansiti dalla qualità dell'accordo che verrà stipulato tra il Comune e il Governo, e anche la Regione ovviamente, però in particolare tra il Comune e il Governo. Cioè se c'è, come io ho ragione di pensare, un interesse forte del Governo sulla questione Bagnoli, oggi ci sono le condizioni per fare quello che si potrebbe ipotizzare in altri contesti, in modo lungo, che addirittura potrebbe impiegare mesi o in alcuni casi anni. Se c'è un accordo forte con il governo, noi possiamo chiudere in poche settimane una partita storica su Bagnoli.